di disaccoppiare totalmente quello che è poi la vera e propria implementazione. Cioè noi non diamo all'utente finale, al cliente finale, l'informazione di come le nostre funzionalità, le nostre risorse vengono implementate, quindi le nostre funzionalità vengono espletate. Noi semplicemente diciamo, se hai bisogno di questo particolare dato, hai bisogno di accedere secondo questa modalità, quindi invocare una determinata risorsa, o così, se hai bisogno di inserirlo, di leggerlo, eccetera. In questo caso, appunto, abbiamo la possibilità di disaccoppiare totalmente quello che è l'implementazione da quello che è l'interfaccia. Prendiamo ad esempio un'interfaccia utente, okay, nella quale noi vogliamo andare appunto ad inserire e a gestire nella loro totalità gli utenti all'interno di una piattaforma. Noi quindi andiamo a definire quella che è la nostra interfaccia, la nostra API, le varie risorse, okay, per la gestione degli utenti, e l'andiamo a implementare sulla base di quelle che sono le nostre esigenze. Quindi potrebbe darsi che sotto ci sia un database oppure un sistema di identity management. In questo caso magari rimapperemo l'API adottando lo schema Scheme per la gestione degli utenti. Ecco, in questo modo noi non diamo idea di quello che sia la nostra vera e propria implementazione, ma ci focalizziamo sul fatto che noi, appunto, andiamo a definire una modalità di accesso. Naturalmente, nel momento in cui andremo a pubblicare la nostra API, andremo anche a fornire tutta una serie di documentazione a corredo dello YAML stesso, dello Swagger stesso, in modo da dare naturalmente maggiori informazioni per chi appunto dovrà andare a implementare sia la componente di back-end che di front-end. Ci sono anche naturalmente sistemi automatici che possono magari già iniziare a crearci uno scheletro di quello che sono sia i client che appunto i microservizi da implementare poi successivamente. Quindi seguendo un'opportuna specifica, in questo caso porto l'esempio della specifica OpenAPI, possiamo definire un'interfaccia standard, quindi riconosciuta da chiunque, che sia appunto, come dicevo, indipendente dal linguaggio utilizzato per l'implementazione stessa, okay? Il linguaggio che usiamo è il linguaggio standard della definizione dell'API. In questo modo, sia le persone, quindi sia, prendiamo ad esempio i classici sviluppatori, sanno come implementare le diverse funzionalità, come dicevo prima, sia a livello di back-end che a livello di front-end. Oppure possiamo anche utilizzarlo appunto per dare in pasto a un sistema automatizzato che vada a generare appunto lo scheletro. Naturalmente meglio è definita l'API, e quindi qua torniamo un attimo a quello che è l'approccio Design First, meglio è definita l'API, meglio il consumer può comprendere e interagire con il servizio remoto e lo può fare in una maniera quasi autonoma, ok? Quindi utilizzando anche sistemi di test direttamente sulla definizione dell'API, okay, lo Swagger prevede ad esempio anche questo, ho la possibilità già di iniziare a interagire, quindi interfacciarmi con quello che è il backend e quindi iniziare già a testare quelli che sono i dati che passo in input con quelli che sono gli output che appunto mi vengono restituiti dall'applicativo stesso. Naturalmente, dicevo prima, questo ci disaccoppia dalla tipologia di implementazione che andiamo a fare. Può esserci sotto, prima facevo l'esempio di un database, di un sistema di identity management, ci può essere un applicativo Java, un microservizio sviluppato in PHP. Possiamo avere appunto tutto lo scibile della programmazione, così anche a livello di client. Noi non abbiamo alcun vincolo, non poniamo alcun vincolo nella tecnologia che prevede lo sviluppo del client. Può essere appunto un'app mobile,
quindi implementata attraverso un tool per lo sviluppo, oppure può essere un sito web, può essere un'altra classe Java che magari, perché magari ho un'istanza server che deve accedere a quei dati specifici, quindi può essere un client Java che accede e interagisce direttamente con il mio microservizio. Abbiamo un secondo poll? Lanciamo un'altra, sì, Esatto. le poll sono una delle novità di quest'anno. Sì, vogliamo capire anche, così, non abbiamo detto prima, scusate, naturalmente sono in forma anonima, quindi sentitevi pure liberi di rispondere. Era più che altro per capire un attimo, per fini statistici nostri, anche chi sono appunto gli uditori di questo webinar, in modo da provare a dare un taglio, se riusciamo, magari già al webinar stesso, ma poi anche alla proposta che facciamo relativamente sia alla componente WSO2 sia alla componente Fortitude Crunch, appunto dare un taglio un po' più personalizzato, così da poter interagire meglio anche con chi ha appunto ha partecipato a questo webinar. Dimmi poi solo quando sono raccolti i Sì, dati. sto. Allora, sì, presenti sto lanciando anche il sondaggio su Sullo streaming. LinkedIn, sì, Ok. vediamo se Sì, perché qualcuno. logicamente questo sondaggio è relativo solo a A chi è su chi è Zoom, su ma noi lo Zoom, esatto. lanciamo anche su LinkedIn. Perfetto. Allora. Sono 100% sicurezza. Perfetto. Molto bene. Quindi direi che abbiamo centrato abbastanza l'obiettivo che ci eravamo dati. E infatti iniziamo a parlare anche di sicurezza, entriamo nel merito della sicurezza. Naturalmente quando noi parliamo di sicurezza iniziamo a pensare naturalmente a quello che è la sicurezza a livello infrastrutturale. Quindi noi vogliamo che chi accede alle nostre risorse sia solo chi è accreditato ad accedervi attraverso l'utilizzo di sistemi di rete. Mettiamo naturalmente un firewall all'interno della nostra rete in modo che non ci siano intrusioni e appunto soltanto i client accreditati possono accedervi. Naturalmente anche l'infrastruttura di rete stessa lo prevede, okay? Implementa già un disegno atto così a implementare un criterio di sicurezza. Un secondo step, un po' più così, che si va a porre su questo, è quello invece del concedere l'accesso ai sistemi, quindi quello che è l'accesso alle API vere e proprie, soltanto agli utenti che siano accreditati e naturalmente autorizzati. Questo perché io voglio riconoscere chi è l'utente che accede alle risorse della mia API e voglio che vi acceda proprio non solo perché è autenticato, ma perché è anche autorizzato. Potenzialmente io potrei avere accesso a sistemi, a un'API in quanto cliente di quel servizio, ma magari non ho tutte le credenziali, tutti i requisiti per accedere a tutte le singole risorse. Quindi magari banalmente posso inserire la mia utenza all'interno di un sistema di identity management, non posso andare a cancellare la mia utenza perché questo richiede invece un processo più complesso esposto magari a livello di back-end o che appunto chiede un livello più alto magari di amministratore. Quello che andremo a vedere più in dettaglio invece è anche quello che viene l'acronimo di Open Web Application Security Project Top 10, ok, l'OWASP Top 10, che invece è un approccio legato a determinati pattern. Quindi l'OWASP Top 10 mira alla sicurezza intrinseca degli applicativi, andando a
ad identificare quegli specifici pattern che all'interno di un applicativo possono andare a introdurre rischi e quindi criticità nelle organizzazioni stesse. Quindi non sono più legato al bloccare determinati client o all'accreditare determinati utenti, ma andare a vedere quelli che sono appunto queste tipologie di pattern, potenzialmente degli errori anche applicativi che possiamo fare a livello di sviluppo, ok? E quindi andiamo a vedere come, attraverso appunto questa OWASP Top 10, come andare a ridurre, o meglio, ad annullare tutta una serie di rischi e di criticità che all'interno della nostra implementazione possiamo portare all'interno della nostra azienda. Ecco perché adesso darei la parola a Pierrick. Pierrick, it's up to you, ok? Naturalmente Pierrick ci ha promesso che sta studiando l'italiano e per le prossime sezioni cercherà anche di avere una parte in italiano. Adesso infatti vedete che sorride e capisce. Adesso appunto ci spiegherà l'applicativo in inglese. Naturalmente siete liberi di porre domande. Io interrompo la mia condivisione. Pierrick, it's up to you. Chiedi troppo. So maybe we can leave the slide deck. Sorry? Do you want me to share the slide? Yeah, if you want, or you can. Okay. Yeah. Okay. So you can go on. Yeah. Give me just a few sec. Okay. So we're here. Yeah. Buongiorno. Fortunatamente non parlo italiano, so I'll speak in English. And I'm Pierre Crevern. I'm head of Crystal Spotty to French, as we said. As Gabriele talked about, API are really peculiar beasts. To address API security is really to view security in a way that's never been done before, because APIs are all about data. Whereas, you know, previously you had a web application that presented information to customers, to clients. Now API just expose data and business logic to clients that can be third party. And it could be a huge challenge for a security perspective to restrict what anybody can do with that. And it can be a real challenge, because what you have today is that tools are not API native. Tools do not understand how API works. If you're using, for instance, a traditional firewall, it's a generic rule set that will apply to your API and that will try to attack data without understanding what the API does actually. And the problem is nowadays that attacks are specific to APIs. If you listen to Gartner, it's going to be the first attack surface this year for application in the enterprise. And you've got attacks that target specifically APIs. That's why, as Gabriele mentioned, the OWASP created this OWASP API top 10 risks, so that you can understand the specific risks that target your API. And one of the things that a big challenge is that, you know, APIs are everywhere, are exploding, and security is running after the development to try to secure API. And it's a huge challenge, because it just doesn't scale. You have procedures, process in class that just doesn't scale, and that create bottlenecks that, you know, impede your time to market. So from a security perspective, you don't have any way to actually handle APIs. You don't know what they do. It's hard to protect them. And that's why, you know, when you look at what happened previously, like AltNet security, there's this quote, 86% experience application layer attacks that bypass the web application firewall. It's so specific that you can actually, you know, bypass firewall easily to target the application layer. If we look at the apisecurity.io website that I strongly encourage you to go to, it's a website we maintain, but it's not about our product, it's about the security space. We've seen more than 300 breaches. Most of them are caused by poor API
API contracts. The importance of API contracts has been stated by Gabriele, and I cannot emphasize enough the fact that it's really, really, really important. And if you look at what also Gartner says, most enterprises says application developer are the first reason, you know, as the first responsible for security. And that's true. You cannot fix something that is broken by design. And that's why at 42Crunch, we created that developer first API security platform, which is a way to give developer tools to develop securely and to give security people a way to ensure that tools are actually developed securely and can set, you know, security posture for the whole company. So we have that. We have a lot of integration to actually enable that. What does it look like? So basically, if we look at the project with a bird eye view, you've got multiple phases. You've got the design phase, you've got the development phase, the integration and test that you would run in the CI/CD pipeline, and you've got the live environment. We do both shift left and shift right security. That means that at the shift left phase, what we will do is we will enable the fact that, you know, developer can code securely, can code in their tools with their IDEs securely, design contracts, ensure that the contracts are properly defined and that, you know, the data is properly constrained. You can also put that audit, you know, inside the CI/CD pipeline to ensure whenever there's a commit, there's a push that the API is properly defined, properly constrained. You can also scan the API during the integration test to make sure that the develop API conforms to the contract and is secure enough. And finally, when you've got a live API, you can protect it with an API firewall. And, you know, I've talked about the audit, the scan, and the firewall, and that's really all three services: the API audit, the API scan, the API protection. The API audit is really looking at an API contract and making sure that it's well defined. When I mean well defined, it's about having, you know, constraints on every parameter. You know, if it's a string, what are the allowed characters to impede injection? If it's a number, what are the minimum maximum value? Are the response schemas defined? Everything. We will look at the contract and make sure that everything is properly defined, everything is square, and you've got no problem. You've got a clean, well-defined, secure contract. Now, the problem is you can have the best contract ever. If the actual implementation does not match this contract, your contract has no value. And that's something that you often see in companies, this kind of documentation drift. When a contract is just documentation, sometimes it drifts from the implementation and it has no value because it's not what's in production. It's not what the API does. So the API scan will make sure that the contract is actually implemented by the API and that the constraints are verified, that every constraints are verified. Basically, it's a further to make sure that the API conforms to the contract. And finally, we've got a protection service, which is this traditional shield right way to address security. But there we will make sure that whatever gets to the API or comes from the API conforms to the contract. So we basically enforce the contract. It's a tailored firewall. It's not a generic rule set where we will try to detect attacks, exploits. We will make sure that everything that gets to the API conforms to the strict contract that was defined during the API audit phase. So basically we improve security management, we improve governance. When you use our solution at the end of the day, you've got contracts that are up to date, secure API implementation that actually matches this contract, and you've got a way to make sure of that as a security person, and you can define what you want in your security posture. So yeah, the audit, it's more than 300 security checks on an API contract. There's no false positive. So I know it's a big marketing thing to say no false positive, no false positive. Every solution says it's no false positive, but us, it's true. And the way it's true is because we have a formal definition of an API. We define exactly what is allowed, and everything that is not exactly defined will be denied. So we build an allow list. So by definition, you cannot have a false positive. If it's allowed, it's allowed. If it's not allowed, it's not allowed. There's no gray area that you have, this gray area that you have with traditional security method where you try to guess if something is an attack. And because you guess, you may have false positive. So we've got
you know, the audit available in IDE, in CI/CD pipeline, and of course on our website you can do the audit. So you know, you can give that to your developers. I'll show that a bit during the demo. You can enforce that as a CI/CD pipeline. As a security person, you can enforce the what you expect in terms of minimal security on APIs, so that no insecure API ever reach production. And you've got instant visibility. Now at the scan level, what we will do is we will test live on points, and we will make sure early on, you know, during the integration phase, that there's no data leakage, that there's no exception leakage of any kind, that the validation layer basically of the API is properly implemented, because we will generate a lot of tests based on the API contract. So it's tailored testing for a specific API. And you've got this continuous security if you integrate that, for instance, in the CI/CD pipelines, where whenever you've got a new version of an API, you test it, you test its contract, you audit its contract, and then you scan a running implementation of this API to make sure that it's good, that it's secure, and that everything runs fine. And finally, I talked about it, we've got also this API Protect service, which is an API firewall, a micro API firewall, that is, you don't have to write a single rule. It will enforce the API contract. It will make sure that the API contract is enforced on the layer, so that you've got, you know, every request that gets to the API, everything that comes from the API have to match the specific contract. And basically what you do when you have that is that your API contract is a whitelist for security. It's both a definition of your API and then a definition of your API security. So you don't have these two things that usually compete, which is, you know, the security lifecycle and the API lifecycle. Here, the contract is a source of truth for both. And because of that, you don't have to guess, with AI, with learning, or with rules that provoke false positive, what traffic is valid or not. If it's traffic that is intended to be valid, then, you know, it goes through the firewall. If not, it's going to be blocked, and you don't have any policies to write. So basically, that's it. I'll just spend a few minutes now on inside our platform. Just before that, we've got integrations that work, that are massively used across the world by developers. We've got this free plugin that we have for IDEs, so Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse, that you can install and where you can start right now to audit API contracts free of charge, directly inside the IDE. It's used by more than 400,000 developers across the globe, so it's a good tool. Actually, it's the first one when you look at it in the Visual Studio marketplace. So yeah, let's dive in a short demo, an overview more of a demo than of our platform. So basically, when you log into our platform, you've got the three services, which is the audit, the scan, and the protection service. And we organize things in collection, which is just a way to regroup API contracts. And here, if you look at this collection, which is the Photo Manager API, you've got here two collections. I've imported two collections. One is an API in its initial version with a bad score, and the other one is a remediated version of this API, so that you can see the difference between the two. If we click on one and we look at a security audit, what does it look like? You see that the security quality gates are failed, and the security quality gate is basically the security postures that as a security person you have defined. So there, it doesn't match the criteria that you have set, and you see everything that's missing in the contract. The most common issues from in this contract, the two broad categories that we have, the security and the data validation category. So security, what's the score? It's authentication, authorization, transport. Basically, you know, do you use a secure authorization authentication method? Is it well defined everywhere or not? Is it over HTTP or not? And data validation is really the data definition, what the API gets, what the API returns, is everything properly defined? So if we look at just quickly at an issue, string parameter, no maximum length defined, you see that the token that is used by the API and that is defined has no maximum length defined. And we give description, example, possible exploit scenario, and how to remediate that. So it's all good. You know, you've got this report, you can delve into that and you can check that. But basically, a developer will never use that, because a developer will never log into platform just to upload a report. That's why we've got
plugins, integration to IDEs. You know, I told you about that, but we've got this Open API Swagger Editor Visual Studio plugin. It works also in IntelliJ and Eclipse. You can install it on Visual Studio, more than 300,000 downloads. And basically, it enables you to quickly audit an API contract. You can actually really easily, you know, see what the score of a contract is. So for instance, this one has a score of 89, or you can see, you know, a score for another API just right there, where it's a 50 out of 100. And you can see all the issues, you know, as in the report on the platform. You can click on it, you can quick fix them, you know, like it missing the maximum length, you can add it, and you just have to specify the length. So we've made it really easy for developers. Not only that, but we've got integration to, you know, the most commonly used pipelines, and for the, so native plugins for the most commonly used CI/CD pipelines, and for the other one, we've got a Docker image that just does the same job, where you can actually, you know, use a plugin to enforce a certain quality level, security quality level on the pipeline. Make sure that, for instance, this contract has a score of 53 and it doesn't match the security posture that you decided, which is the security quality gate default. And you can enforce that to make sure that no insecure API ever reach production. And then, you know, you can, what you can do in a pipeline is, if the audit is good, you can launch a conformance scan, and then because, you know, this firewall is automatically, can be automatically configured, you can also deploy your firewall dynamically without having to write a single rule. So what a scan look like is just, you know, testing everything, making sure that, you know, the API actually conforms to the contract. So we will look at every endpoint on the contract, and we will make sure that everything that the is documented is verified. So we will do injection, we will mess with the content type, and we will see how the API react and see where there's issue or not. We play with data to make sure that the API, the validation layer is really good. And finally, we've got this this firewall, and the firewall basically protects you against attacks. So for instance, you know, in this API, if you try to do the kind of attack that, you know, OWASP API top 10, this mass assignment issue is a sixth one, you know, like setting yourself admin, like trying that, then because you've got a firewall and the contract doesn't state that you have the right to modify the thing, you can actually, let me just put the firewall in blocking mode, so that you can see the difference. So the API was vulnerable, like the, so the token, let me just log in to the API. And then, you know, when I try to do this mass assignment again with the firewall that is running, then you've got a request validation. The request is blocked by the firewall, whereas before it would have been accepted. If you try to do injection, so, you know, the kind of log4shell injection that we had, then the firewall once again block it. If you can also do certain things such as, you know, implement rate limiting on the firewall level, so that when you do multiple requests quickly, then the firewall will block that. And it's not your traditional firewall, because what it does is really make sure that everything conforms to the contract. And look at the duration, it's less than 1 millisecond for this request, where for the rate limiting one, you've got 4 milliseconds there, and it's just very precise in what it allows and what it doesn't allow. For instance, there, you don't have to use this property. And look at it, you know, I mean, we're not trying to detect if something looks like an attack. We say you do not have the right to modify this property, or if you do have the right to modify this property, then it has to match the actual pattern that is defined on the API. For instance, there, when I try to do the injection in the email, it's blocked because it doesn't match the pattern that we've securely defined. And that's really a way of doing security. Make sure that everything is properly defined at the audit level. Make sure that the implementation actually respects it at the scan level. And finally, at the firewall level, make sure that everything that goes to the API conforms to the contract. So that's what we do at 42Shines. That's the way we approach security. We really think, you know, that it
tremendously improve governance and security posture, and it's basically the only way to do security that scales when you start having more and more and more APIs. And basically that's it. Gabriele, the floor is yours. Okay, thank you very much. Grazie, Pierrick. Abbiamo chiesto a Pierrick appunto di fare questa presentazione, chiedendogli anche di rimanere nell'arco di un tempo. Ed è stato molto, molto stringato, ma ha cercato di, insomma, ha detto quasi tutto, insomma. Poi ovviamente sì. Non siamo... No, appunto, come potete notare, il prodotto è vasto. Scusate, stavo cercando di capire se sono in condivisione schermo di nuovo. Sì, sei su Audi. Ok, perfetto. Appunto, come vi ho fatto vedere Pierrick, anche se gli abbiamo appunto chiesto di rimanere in un tempo decisamente ristretto, il prodotto è molto completo. Quello che vogliamo proporre, appunto, è il fatto di voler iniziare da un design dell'API stessa. Come avete potuto vedere, appunto, Pierrick vi ha fatto vedere che il prodotto si integra con i più distribuiti IDE nell'ambito appunto dello sviluppo, quindi possiamo già a livello di sviluppo dell'API stessa avere un'idea di quale sia appunto la bontà dell'API che andiamo ad esporre, a pubblicare, ok? Quindi facciamo proprio un livello di verifica del contratto stesso dell'API. Naturalmente lo scan ci aiuta appunto a validare tutti quei criteri di sicurezza e come potete vedere il sistema, come avete potuto vedere, il sistema è pienamente integrato in modo da poterci suggerire anche quelli che sono le possibili soluzioni. In questo modo noi abbiamo veramente la possibilità di partire da uno sviluppo vero e proprio dell'API e avere già a livello di sviluppo la certezza di quello che andrà poi ad essere pubblicato in produzione. Non è un qualcosa che vogliamo andare a fare solo a posteriori, okay? Vogliamo già prevenire il fatto di introdurre dei possibili bug all'interno, appunto, riguardanti la sicurezza. Quindi l'audit ci permette appunto di avere costantemente la visione di quello che è la qualità dell'API che andiamo a implementare. Naturalmente tutti questi criteri che appunto Pierrick vi ha fatto vedere molto velocemente sono anche configurabili perché magari abbiamo la necessità sia per questioni di progetto sia per questioni magari di forza maggiore di magari dover gestire in maniera diversa quelli che sono le tipologie di voto che vengono date all'API stessa. Però appunto già a livello di design noi abbiamo la possibilità abbastanza veloce di passare da un audit che è ampiamente negativo e che quindi, come avete visto, verrà rigettato da un possibile deploy a livello di deploy in ambiente di produzione, per passare poi invece a un punteggio che ci permette la pubblicazione dell'API. Quindi come andiamo ad integrare tutto questo all'interno di una pipeline di CI/CD? Appunto noi possiamo partire dal nostro IDE di sviluppo, che come appunto detto può essere DevStudio, IntelliJ, Eclipse, eccetera, tramite l'utilizzo di un plugin. Naturalmente abbiamo tutta la possibilità di collaborare con altri sviluppatori all'interno della nostra organizzazione e quindi di integrare o recepire quelle che sono le modifiche effettuate da noi o da altri. Il tutto si va a sposare appunto con i più comuni tool di
di DevOps. Quindi possiamo, abbiamo l'integrazione con Bitbucket, con Jenkins, con la pipeline di Azure, con Bamboo, con GitHub, con Sonacube, con GitLab, ok? E quindi che cosa facciamo a questo punto? Prima ancora di andare a pubblicare l'API all'interno del nostro API manager, quindi di portarle sul gateway, possiamo effettuare ancora una validazione attraverso appunto Fortitude Crunch, per poi andare solo, nel caso in cui il contratto sia valido, andarla appunto a pubblicare a livello di API manager. Naturalmente, come fatto vedere, abbiamo anche la possibilità comunque di interagire ancora col firewall in modo da avere anche a livello di runtime una verifica ulteriore su quello che è stato prodotto. Quindi abbiamo veramente un'ottica, una voler gestire la sicurezza dalla nascita dell'API fino alla sua pubblicazione in ambito produttivo. Naturalmente passando sempre anche per tutti i livelli di test, di Q&A, eccetera, eccetera. A questo punto direi che appunto abbiamo presentato un po' velocemente forse il prodotto, però speriamo veramente di avervi dato una carrellata su quelle che sono le feature e la mission anche di Fortitude Crunch. Direi che a questo punto lascerei pure la parola a chi ha necessità di qualche chiarimento ulteriore, se avete domande da fare, se volete farle direttamente in inglese o in italiano, eventualmente le integriamo noi con Pierrick direttamente, quindi lascerei così la parola a voi. Sì, come sempre nell'attesa, ecco, cerchiamo sempre di essere molto concisi, perché ovviamente più di un'ora, insomma, farvi stare sullo schermo più di un'ora è anche troppo, quindi sicuramente siamo disponibili a una demo un po' più tagliata sulle vostre esigenze. Mentre pensate alle domande, io vi ricorderei già i prossimi appuntamenti, che sono la prossima settimana, sempre con Gabriele, parleremo di micro gateway e di, uh-huh, e di Coreo Connect. E poi vi ricordo, questo è il 4 maggio, vi ricordo invece a settembre, ci vediamo finalmente di persona per l'evento dedicato a WSO2, saremo a Milano, a breve vi condivideremo tutti i dettagli, però vi invito già così a segnare una data. Io ho solo una curiosità. Prego, prego. Torna pure nella sessione Q&A così. Vai Carlo. In buona sostanza, se poi ho colto bene, il tool Fortitude Crunch è un tool di analisi fondamentalmente statico, poi non di un'interfaccia, di un codice dell'API, evidenziando quelle sono vulnerabilità anche di sicurezza già in fase di specifica e di implementazione, quindi correggere il tiro all'inizio. E c'è la curiosità è questa, cioè c'è un legame, qual è il legame sostanzialmente poi con le soluzioni WSO2 fondamentalmente? Cioè c'è una partnership tra le due società o semplicemente il prodotto scelto in questa sessione perché magari Profesia... Sì, no, abbiamo scelto questo prodotto perché appunto sono ritornato un attimo su questa slide giusto per vedere che appunto sono due prodotti tra loro indipendenti. Sì. Noi lo proponiamo proprio perché l'ottica così di Emerasoft e di Profesia è quella anche di vedere tutto quello che è l'ambito DevOps. Okay? Quindi il prodotto ci va a coprire proprio quella componente di sicurezza che diciamo mancava all'interno di al mattoncino mancante all'interno di questa catena, ok? Proprio perché, come dicevo, va a darci così una sicurezza a partire dall'implementazione fino al runtime attraverso le logiche legate al firewall, a runtime effettivo in ambiente di produzione, ok? Cioè percorre tutto questo
questo ciclo, mettendosi in parallelo ai tool di sviluppo, di integrazione e di pubblicazione stessa. Okay? Quindi appunto da parte di USO2 come prodotto non c'è una vera e propria partnership. Lo proponiamo appunto come noi, come sì, rispondo solo alla scelta più di contenuto, cioè perché inserirlo in questo format. Abbiamo deciso quest'anno di non focalizzarci necessariamente sul mondo VSO2, che comunque è già abbastanza ampio e complesso, ma crediamo che il valore aggiunto di dare poi il nostro apporto, no, anche a come esperti eccetera, sia quello di suggerire anche soluzioni terze che ovviamente si integrano totalmente con VSO2, e che in questo caso si sposava perfettamente, perché quando parliamo di API parliamo noi in modo naturale anche di VSO2, quindi ci sembrava un passaggio quasi naturale quello di inserire Fortitudo Crunch nella nostra, diciamo, offerta allargata rispetto alle soluzioni che vogliamo dare a livello e che soprattutto aggiungevano quell'elemento di sicurezza che, ecco, non è presente nativamente. Okay. Quindi Fortitudo Crunch si viene proposto ovviamente out of the box, ma in questo contesto, insomma, lo vedevamo particolarmente adatto. Ok, va bene, yeah. Poi ecco il target come è il medesimo, quindi quando parliamo di sicurezza, quando parliamo di architetto del software, quando parliamo anche di delivery manager, che sono poi le figure con cui noi ci interfacciamo, ecco, ormai la sicurezza deve essere vissuta su più livelli, quindi dallo sviluppatore, che in questo caso ha uno strumento utile in questo senso, fino insomma, al C-level, che ovviamente ha una visione un po' più generica sulle regole e sulla sicurezza, ecco, più in generale. Però poi alla fine è lo sviluppatore che deve mettere mani e deve prendere certe decisioni, quindi è giusto dare anche allo sviluppatore gli strumenti corretti, e questo ci sembra un'ottima soluzione. Va bene, voi sapete dove trovarci? Vai sui contatti? Sì. Ormai sapete dove trovarci, se volete approfondire ovviamente l'argomento siamo qua, siamo su tutti, disponibili. Su tutti i canali, sempre in orario di ufficio ovviamente, Gabri non dire cose. Grazie mille. Grazie a voi, ciao Carlo. Buona serata. Grazie a tutti. A presto. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao. Okay. Bye bye. Ciao. Ciao a tutti, grazie Pierrick. Grazie. Ci vediamo presto per affrontare magari altri aspetti di questa tecnologia. Grazie Gabri. Grazie a voi, merci beaucoup Pierrick. De rien, grazie. C'est un plaisir. Okay. C'est un plaisir pour nous, parce que le produit, c'est vraiment ce que nous étions en train de chercher. Vraiment. Super. Okay. Voilà. Buona serata a tutti. A tutta l'ora.